Amici miei, buona domenica e buona partita oggi pomeriggio, ritorno dell'Audace in Serie D. Spero che abbiate trascorso delle buone feste, delle feste di questa importante settimana. Abbiamo parlato ieri e io registro, quindi non so ancora come è andato ieri sera il concerto di Renzo Arbore, spero bene, però dimentichiamoci adesso, io ieri l'ho chiamata la settimana più importante dell'anno per Cerignolo e per i cerignolani, torniamo a discutere sempre di problematiche e di problematiche affrontate e da affrontare. Ieri in chiusura di trasmissione vi ho parlato del Carducci, scuola che dobbiamo recuperare, occorrono molti soldi, i soldi il comune non ce li ha, ma è riuscito a procurarseli e questo è il lavoro che fa un'amministrazione comunale. State attenti, quando l'amministrazione comunale, per esempio, recupera 4 milioni di euro, facciamo che sia già successo, e li recupera con i finanziamenti, significa che cominciano i lavori. Significa che questi lavori poi saranno svolti a Cerignola da un'impresa che lavorerà a Cerignola, e devo dire che quasi tutti gli appalti, abbiamo fatti tanti gli appalti, ne abbiamo fatti più noi in 2 anni che nel resto dei 20 anni precedenti, spesso vincono le aziende di Cerignola, questo mi fa piacere. Ma voglio spiegare, questo è un modo per portare soldi a Cerignola. Quando arrivano i soldi a Cerignola, i lavori si fanno a Cerignola, ci sono occasioni di lavoro, c'è denaro che circola nell'economia cittadina, perché le ditte, spesso vi dicevo, sono di Cerignola, perché molte volte laddove c'è possibilità di subappalto i subappaltatori sono di Cerignola, perché le forniture, quelle che si possono fare in loco, vengono fatte in loco, quindi il commercio viene incrementato in questo senso, poi lavorano gli artigiani di Cerignola, gli idraulici, gli elettricisti, l'economia di una città si muove anche attraverso questo tipo di lavoro che fa l'amministrazione. Bisogna portare soldi a Cerignola perché questo comporta un miglioramento delle condizioni economiche di tutta la città. Quindi noi ci tentiamo, per esempio per il Carducci, ci siamo riusciti per tanti altri lavori che sono già in corso. Ci vogliamo provare, eravamo rimasti che l'Istituto Agrario l'avrei trattato oggi, ma 10 parole, non di più. Vogliamo fare lo stesso realizzando il palazzetto dello sport attraverso una permuta, come fate voi. Ho detto un'altra volta e lo ripeto. Sei proprietario di un pezzo di terreno, lo vendi ad un costruttore che in cambio ti dà 2 appartamenti, 3 appartamenti, quello che sia. Noi stiamo facendo la stessa cosa. Prendiamo un pezzo di terra, lo diamo a uno che ci costruisce a spese sue un palazzetto dello sport adeguato alle esigenze di Cerignola, perché la dobbiamo finire, che quando arriva a Cerignola se credo ciocce. Arrivata a Cerignola finiscono le cose belle. A Cerignola dobbiamo parlare solo di cose brutte. Cerignola è una grande città sportiva. Domani comincia l'Audace, ma preparatevi, la settimana prossima e l'altra, saranno gli auguri del sindaco a tutte le squadre. Squadre nazionali. Viene il Palermo a giocare a Cerignola, a giocare a pallavolo, a giocare a basket. Dove lo dobbiamo far giocare? Uno degli atleti dell'Udas Basket, nuovo acquisto, è andato al Pala di Leo, ha fatto il primo allenamento e poi, santo ragazzo, ha chiesto: coach,
qua ci alleniamo, ma quando andiamo a vedere il palazzetto dello sport dove giocheremo, noi abbiamo dovuto rispondere come Totò in Miseria e Nobiltà, quando disse al principe: "Questo come Robin Hood è il vestito di Natale, di Capodanno, della Befana, di Pasqua, di Ferragosto. Qua comincia e qua finisce." È giusto secondo voi? No, allora io mi preoccupo, ho fatto i lavori a Monderice, adesso devo fare il palazzetto dello sport per le altre società sportive. Ma per fare il palazzetto a scuffolè l'istituto agrario. Dedo scuffolè, sta scritto il cervello di qualche mentecatto sfaccendato e di qualche diseducatrice. Perché vedete, scegliere come propria linea politica quella di fare il contrasto a tutto. Che fiafì! Che fiafì! La ZDL non ci piace, i panghini non ci piace, le piante non ci piace, ha asfaltato i strati, non ci piace che ha asfaltato i strati, non ci piace niente, non ci piace niente. Pensate, hanno bloccato con una denuncia i lavori del chiosco che stava sorgendo di fronte a Palazzo Coccia, perché la sovrintendenza ha detto: "Sospendete, che dobbiamo vedere bene come va un chiosco, ancora deturpate, deturpate che cosa?" Al signor sovrintendente, ma di più, stavo dicendo una parola grossa, a coloro che hanno fatto questa denuncia inutile, sterile e improduttiva, chiedo per 20 anni che il chiosco de Passaride, di fronte al teatro Mercadante, è stato chiuso, pieno di zoccole, pieno di sporcizia, pieno di immondizia, con il tetto impresentabile al centro del paese. Nessun sovrintendente è venuto a dire: "Ma tu, questa schifezza perché non la togliete davanti?" Poi arrivo io, faccio tante male arti per convincere il proprietario, è un privato, perché se era pubblico è un altro paio di mani, a demolire e a fare un intervento nuovo. Arriva il PD con il tamburo, ah no, bloccare, come volevano bloccare il monumento di Vittorio, diceva boom, la di Bicetta ne aveva un cunicolo che doveva esplorare, l'arco della rimembranza, non be boom, non be boom, il piano delle fosse, non be boom, non be boom, niente. Hanno bloccato quell'amore a quel povero che è un privato, non è un problema mio, ma voglio dire, io preferisco un chiosco nuovo, fatto con i criteri moderni, piuttosto che quel rudere, invece no. Dovevamo tenerci il rudere, perché ormai lo dovete capire, a Cerignolo stanno due categorie di persone, per fortuna una molto minoritaria, quelli che vogliono cambiare e quelli che vogliono lasciare tutto come sta, si scandano di ogni novità, si spaventano di ogni novità e vogliono lasciare tutto come sta perché vogliono contrastare l'opera dell'amministrazione, ed è sbagliato. Questa amministrazione, pensate che c'è stata gente che ha criticato la distribuzione dei biglietti gratuiti per andare alle giostre ai bambini che diversamente non avrebbero avuto o avrebbero avuto difficoltà a frequentare il Luna Park che fino alla settimana, a questa settimana è stato, penso che ancora oggi sarà in funzione, nella zona delle fornaci. Noi abbiamo distribuito questi biglietti secondo le domande che ci sono state presentate, secondo i certificati ISEE, e hanno fatto un lavoro i volontari del nostro servizio sociale, non soltanto i dirigenti, i funzionari che pure hanno fatto un grandissimo lavoro. Noi abbiamo avuto il vice sindaco Pezzano, ha avuto questa capacità di mobilitare persino dei volontari, e abbiamo distribuito questi biglietti, una montagna di biglietti gratuiti. Certamente, magari è capitato che uno
non l'abbia avuto perché magari non bastavano per tutti, ma l'abbiamo fatto con un criterio di equità con i documenti alla mano, pensando di fare una cosa buona. Ci hanno criticato, perché una critica è sempre facile farla. Non si criticava già da tempo prima di me, perché tanto non facevo niente a noi, quindi che problema c'era? Su che cosa lo dovevi criticare? Una volta che gli avevi detto che era inetto, incapace e che non faceva, non produceva nulla, sto ancora cercando di capire in 5 anni i secondi e nei 5 anni i primi che ho fatto a questo paese. Bene, quando uno non fa niente non riceve critiche, quando le fa, ma la domanda è questa. Visto che i signori giostrai ci hanno messo a disposizione, io li ringrazio e tutto il mio apprezzamento, tanti biglietti gratuitamente che noi abbiamo distribuito, quando non ci stavamo noi. Non esistevano i biglietti gratuiti. Potesse che non esistevano, potesse che non esistevano. Ma mi vanno dubbi. Non è che esistevano, arrivavano e si spartevano. E allora dico io al cittadino normale, perché quello in cattiva fede è meglio che stanno sotto i gazebo a pigliare aria. Ma dico, secondo voi, prima non arrivavano? Arrivavano. Secondo voi, non è bene che li abbiamo distribuiti? Penso di sì. Allora, invece di dire speriamo che vanno proprio a chiedere che hanno bisogno, vieni tu a controllare, vieni tu a controllare. Stavano in fila i miei nipoti, i nipoti di Pezzani, i nipoti di Liliana Petruzzelli, che c'è i giostre gratis. Se li volevamo usare male, li avremmo usati male senza tanta pubblicità, li mandiamo. Mi ricordo l'anno scorso, 2 anni fa, addirittura un altro scienziato che per fortuna, di cui per fortuna non sentiamo più parlare, scrisse: quando si fa beneficenza lo si fa in silenzio. Noi non siamo privati, siamo pubblica amministrazione, le cose le dobbiamo fare pubblicamente. Quindi abbiamo fatto questo. Stavo dicendo, criticate tutto? Allora, l'istituto agrario, veramente uno me l'ha chiesto, mi sindaco, ma quando scuffolato l'istituto agrario? Ma che scuffolato? Che scuffolato? Ma avrà vissuto di che? Ma quale? Chi è che lo deve? Ah, momento, l'istituto agrario sta scuffolando, già, ma noi che l'hanno scuffolato no. Si può parlare a dialetto a Cerignolo? Io parlo, poi dopo se fa ridere si offende, tanto che fece l'aperitivo, mamma mi devo prego un secondo, un terzo, la frutta, un dolce. Dentro l'istituto agrario, parliamo in italiano, se no pensano che sto scherzando, dentro l'istituto agrario ci stanno decine e decine e decine e decine di locali abbandonati, scoffolati, sporchi, inutilizzati. Dentro l'istituto agrario stanno due serre. La cosa più importante per un istituto agrario, qual è? Quelle delle serre. Per i periti agrari le serre servono. Perché stanno abbandonate, scoffolate, tutte stracciate, nessuno le usa? Dentro l'istituto agrario, a terra, c'è un impianto fotovoltaico che non serve a noi, serve a loro, che non si può fare per terra. E che essendo quel terreno coperto dall'impianto di proprietà nostra, del comune, non è stato mai autorizzato al comune. Chi è che vuole scuffolare l'istituto agrario? Dice, ma voi togliete i terreni all'istituto agrario? Ma secondo voi, Viale della Chiesa, il Panghein, l'edicola, che voi fate con la macchina ad andare a venire, quello è un terreno dell'agrario. Via Tirassegna era un terreno dell'agrario. Dove sta adesso io gioco legale, erano terreni dell'agrario. Dove stanno gli orti urbani, erano terreni dell'agrario. Perché l'agrario originariamente aveva 60 ettari di terreno, che aveva mafia il latifondo a 60 ettari di terreno. Progressivamente la città se l'è mangiati questi terreni. Adesso, dice, voi vi volete mangiare tutto il resto? No, ma pensate, un francobollo, 20.000 metri quadrati, 20.000 metri quadrati, tolti
a 200.000 metri quadrati. Voi mi dite che con 180.000 metri quadrati non si può fare lezione di agricoltura all'istituto agrario? Ma che vi siete fumati? Ma che vi siete fumati? E noi danneggiamo l'agrario. Dove viene costruito il palazzetto? Il terreno è inutilizzato. No, ma è inutilizzato. Tare brutto che io, venendo da Canosa, arrivo e trovo una bella rotatoria messa a posto. Parleremo con l'ANAS, che quello è dell'ANAS. Uno svincolo e vado al palazzetto. Una bellissima struttura. Parcheggio, speriamo di migliorarla in tutte le maniere, vedremo di fare il possibile. È brutto così, è male, a San Severo possono tenere il palazzetto e lo sport a 4.000 spettatori, ma quelli stavano in Serie B, e noi adesso, noi siamo in Serie B, e perché non devo dare una struttura? Perché il preside Mir non vuole, perché quando farà le domandine per i POR, per i PEF, per i SFER e tutti i diavoli di domande che si fanno per avere i soldi, deve scrivere che tengo 20 ettari, non può scrivere che ne tengo 18. Qual è il problema? Qual è il problema? È il campetto di calcio che sta dietro, alle spalle dell'istituto. Perché sta abbandonato e sfraganato? È il campetto di pallacanestro che sta dietro all'istituto agrario, perché sta sfraganato? E mi dite se ha prodotto ricchezza in questa città l'auditorium che si è costruito l'istituto agrario. Mi dice, ma la fa la polemica? Io per fare la polemica, lo sapete, maccarone e carne, però a sto giro non c'entro niente, non sono io colpevole, è una presa di posizione, perché non sto simpatico al preside Mirra, ma gli sto simpatico, gli sto cordialmente sulle scatole. Allora, stabilito, caro preside Mirra, che la cosa è reciproca, il fatto che io e te non ci pigliamo di carattere non c'entra niente. Noi dobbiamo fare il bene della nostra comunità. L'istituto agrario non viene né bombardato né distrutto, niente. Gli togliamo 20.000 metri quadrati, ma poi su questo altro terreno viene, vedremo quello che viene, secondo la proposta che arriverà. E se viene un'attività pubblica e non può venire nient'altro, non è che possono venire appartamenti, non è che possiamo destinare diversamente, ebbene, se viene un'attività di tipo commerciale, qual è il problema? Ve l'ho detto la settimana passata, lo ripeto. L'istituto agrario, fine mo, era la fine del paese. Se arrivava là, tornavamo indietro. Io voglio l'istituto agrario al centro del paese, coinvolto. E l'ho coinvolto urbanisticamente, perché avendo due impianti sportivi, avendo un'attività pubblica, commerciale, quello che sarà non lo sappiamo ancora, d'accordo? Avremo tutti molte più occasioni per andare fin là, per inglobare dentro alla città l'istituto agrario, che poi resterà tale e quale com'è. Però io sbaglio sempre, perché più di 10 minuti sono troppi per questo argomento, perché vedete, è un argomento di cui non frega niente a nessuno, stanno facendo i tarocchi delle firme, tanto le firme lo sappiamo dove vanno a finire, nel gabinetto, quindi potete taroccare tutte le firme che volete, ma è importante che a Cerignola si colga sempre questa caratteristica. 4, 5, 6 contestatori, che vi potrei dire nome per nome, persona per persona, perché contestano,
uno con Dest perché non ha fatto l'assessore, l'altro con Dest perché, essendo la compagna di quelli che non hanno fatto l'assessore, deve contestare. Un altro si è fumato il cervello da Gavassè. Un altro ancora va di fantasma. Vabbè, non mi fate smentire. Tutta questa gente deve fare casino. Sono i seminatori di zizzania, i seminatori di discordia, sono coloro che dell'istituto agrario non hanno mai sentito parlare, se li sono proprio, non sapevano nemmeno dove stava piantata, e che adesso si sono inventati questa polemica, che io condanno e che non mi farà cambiare indirizzo, perché noi abbiamo fatto tutte le cose in regola e daremo a Cerignola 3 milioni di lavori, l'abbiamo discusso prima, 3 milioni di euro arrivano a Cerignola per fare lavori del valore di 3 milioni di euro. E se per caso la destinazione, che quella sarà, di questo ettaro di terreno, dove c'è un'attività, ci sarà un'attività commerciale, prevedesse 50-60 assunzioni, vi fanno schifo. Perché a Cerignola la regola è che se vuoi essere assunto devi andare dal politico che ti assume. Se poi i posti di lavoro si creano per situazioni migliori, oh no, là non va bene, non va bene, dice il PD, se no poi non viene. Alla sezione, a dice, mi sistemate qua o mi sistemate a, come si chiama? Sanità Service? Come si chiama? Noi apriamo 3 milioni di lavori, apriamo 60 posti di lavoro, 50, 60, quello che sia, apriamo l'istituto agrario valorizzato e cominciate a fare un po' di pulizia in tutti quei ruderi che vi siete fatti costruire attorno. E vediamo come spendete i soldi pubblici che pure arrivano all'istituto e perché questi soldi pubblici non servono per tenere a posto il patrimonio immobiliare dell'istituto. Mira, da pigliare una brutta gatta da play. Come si dice a Cerignoletta, si io faccio il sindaco che tu fai il dirigente dell'istituto agrario. Fino a mo' nessuno è venuto a guardarti dentro, ma adesso ti prometto che mi verrà a guardare pelo pelo, visto che ti sei fatto strumentalizzare e mettere in mezzo da un manipolo di facinorosi della parola, di contestatori a tutte le ore. Ci stanno più di 24 comitati, comitato così, comitato colà. A me è piaciuta una battuta quando abbiamo inaugurato la pista di mountain bike. A proposito, ieri, oggi, non ho parlato di piste di mountain bike perché non vengo da sopra, me ne scordi cose, sono tante. Abbiamo inaugurato la pista di mountain bike e ci sono i fari, la sera restano i fari accesi che illuminano la pista e diciamo con un suggerimento da parte dell'amministrazione sempre illuminano anche un buco all'esterno, quella lunga recinzione che era il rifugio di di parecchie coppiette che quindi adesso non potendo godere del beneficio dell'oscurità, diciamo, si devono trovare un altro posto. Allora mi è piaciuta molto una battuta che diceva più o meno così: dato che la pista disturba queste coppiette, presto sarà fondato il comitato pro coppiette, giù le mani dalle coppiette, lasciate al buio la città, perché così le coppiette si possano appartare. Ma è una battuta, però più o meno la logica è quella, no? Qualunque cosa succede, facciamo un bel comitato di protesta e chi protesta? Dei perfetti incompetenti, dei perfetti inetti, gente che ha anche amministrato questa città e che non può raccontare nulla, mentre io me ne scordo le cose che vi devo dire. Abbiamo inaugurato, speriamo di avere altri 5 minuti, abbiamo inaugurato la pista di mountain bike a fianco al Pala di Leo, 1400 metri di pista,
Tenete presente che la mountain bike in questo momento è lo sport, Gazzetta dello Sport lo scriveva qualche settimana fa, è lo sport di moda il più frequentato con l'incremento di atleti e di anche, voglio dire, persone che non lo fanno professionalmente o agonisticamente, che si occupano di questo sport, lo fanno a livello dilettantistico. Bene. Inaugurata la pista, Cerignola all'attenzione regionale, questa è la pista più lunga di tutto il centro sud, e per la sua ampiezza e per le sue caratteristiche è omologata per gare nazionali, quindi il 3 sono venute a Cerignola solo dalla regione Puglia, solo dalla Puglia, mentre prossimamente alle prossime gare verranno da tutte le parti d'Italia. Contenti? Noi contentissimi. Cerignola è stata dotata di un nuovo impianto sportivo, perché la Cerignola deve crescere con la cultura, con lo sport e con l'economia. Quindi ci vogliono realizzazioni culturali, sportive e economiche. Bene. Cresce da questo punto di vista, però io mo 3 secondi li devo dedicare. Io sono diventato sindaco, sono andato a fianco al palazzetto, a Via dei Mandorli, che cosa c'era? Un campo di immondizia, pieno di erbacce, 2 camion senza targa, camioncini senza targa, abbandonati e arrugginiti lì, alcuni mattoni, rimasuglio di vecchie costruzioni, quindi stavano là da almeno 25 anni, è un luogo di totale abbandono. Adesso vado lì da sindaco a inaugurare la pista di mountain bike, decine e decine di bambini, atleti, un capolavoro, un impianto sportivo di avanguardia. In mezzo che ci sta? La denuncia al sindaco. Voi pensate quanto sono meschini, veramente li schifo, queste persone che per fare la guerra a me vogliono fermare la crescita di questa città. Cioè praticamente in questo momento io sono indagato perché al posto dei rifiuti che stavano, ho costruito, attraverso una convenzione con un privato, un impianto sportivo. Mi dice, sentite indagato, non glielo dite a Quid, a Red Bull, canne al vento, altrimenti quello poi fa 6 numeri speciali, il sindaco indagato. Si tratta di stupidaggini, chiaro? Però ci hanno ostacolato denunce anonime. Sono arrivati i carabinieri, quando tu denunci, quelli ti controllano tutte le carte, le cose, trovano una virgola fuori posto, non era successo niente, in 2 mesi l'abbiamo chiarito e risolto, ovviamente io sarò prosciolto, non farò nemmeno causa, eccetera, eccetera, però hanno provato a ostacolare questo cambiamento. Perché? Si sentono da fuori. Si sentono di fottere. Tutto quello che noi facciamo è uno smacco per loro. E allora la cosa ideale sarebbe trovare un cunicolo e bloccare il murale di Di Vittorio. Perché quando il 3 novembre inaugureremo il murale di Vittorio, oh madonna, che scuorno! Oppure l'arco della rimembranza, non so se l'avete visto, ho messo in circolazione alcune foto dei lavori che stanno procedendo. Ma è una scelta politicamente sbagliata. Quando un'amministrazione come quella di Gianatempo è inattiva, inetta e incapace, basta puntare il dito in un posto qualunque e colpisci sempre nel segno. Quando un'amministrazione come la mia lavora e lavora tanto, bisogna stare attenti. E chiudo così, dovete stare attenti. Per esempio, mi hanno fatto un grande piacere. Noi andammo a tagliare i pini a Piazza Firenze,
Perché tagliamo i pini? Perché Ucinic è nemico dei pini. Tengo un disturbo mentale contro i pini. No, i pini allungano le radici. Le radici erano arrivate nelle fondazioni delle case a momenti dovevano spuntare dal pavimento di alcune delle case popolari che stanno a Piazza Firenze. Le abbiamo tagliate per ragioni di sicurezza. Abbiamo sistemato la piazza. Questi, i contestatori a tutte le ore, mi ricordo, sventrata Piazza Firenze. No, abbiamo tolto un pericolo a Piazza Firenze. E adesso, domani, arrivano gli alberi, mi pare che siano magnolie, che dobbiamo piantare a Piazza Firenze. Poi andremo a fare le fotografie e quindi metteremo a fianco alla foto di come viene Piazza Firenze a lavori finiti, metteremo il commento, credo fosse della Di Biceglie, se che era quella che scocchiava di più in quel periodo, sventrata Piazza Firenze. Metteremo queste due cose vicino per far vedere che non è stato sventrato niente, è stato eliminato un pericolo, sistemata la piazza con grande contentezza degli abitanti e poi gli alberi che abbiamo eliminato, perché è sbagliato piantare nel centro abitato i pini che allungano le radici, è sbagliato, chi l'ha fatto non lo sapeva, pensava che erano di plastica i pini, e sostituiti con le magnolie. Ovviamente le magnolie a qualcuno non piaceranno e diranno: perché avete piantato le magnolie? Non erano meglio i cils? No, no. Io ho scelto le magnolie, per la verità io non sapevo neanche dove stavano piantate e non le saprei riconoscere. L'ha scelto l'assessore all'ambiente, l'hanno scelto i nostri tecnici, ma noi andiamo, vi ho fatto un esempio banale, andiamo avanti. Chissà quante altre cose mi sono scordato di dirvi, ma da questa settimana mi devo prendere un po' il fastidio di segnarmene, se no quando arriva la registrazione io mi scordo delle tante cose che facciamo, ma proprio tante, 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 e state tranquilli che stiamo preparando il triplo, il quadruplo delle cose da fare nel resto del tempo amministrativo che ci tocca. Buona domenica, occhio vivo, state buoni, forza audace!